americana che sta esplodendo, una situazione economica di paesi invece emergenti che stanno ponendo giustamente, purtroppo tanti anni sono stati marginalizzati e gli è stato impedito un giusto sviluppo, si stanno ponendo con una velocità completamente diversa dalla nostra. Faccio un esempio, forse è passato così, no? Tata, non c'è un capitolo, ha comprato la Jaguar della Rover. Pensate sul piano internazionale cosa vuol dire? L'India, quel popolo che è stato colonizzato dagli inglesi per secoli, oggi vanno con i loro turbanti dentro le fabbriche a gestire e a far gestire gli inglesi quel prodotto. Cioè, pensate cosa sta accadendo, giustamente. Noi ci presentiamo dentro questo scenario con una legge elettorale, per questo è che produrrà sicuramente un governo che è forte. Me lo diceva Silvana prima, no? Che abbiamo governato con uno, due voti, mezzo voto, non si poteva spostare perché sennò il governo non c'era, il problema del contratto degli autotrasportatori. Cioè qui c'era il problema di decidere su ogni cosa con la presenza di uno che valeva per 50 milioni di persone, perché la decisione di Turigliatto o di Mastella permettevano e obbligavano un governo a lavorare oppure gli imponevano di andare a casa. Questa è la nostra situazione. E voi pensate che l'Italia, una nazione che si pone come l'ottava, nona, siamo nel G8, nel G9, eravamo nel G7, siamo comunque diversi, come ottava, nona potenza mondiale, può essere gestita in questo modo. Lo dico perché questa questione della legge elettorale non è una cosa banale. Cioè, ci hanno imposto, l'hanno fatta, non ci hanno fatto governare, ci riandiamo a votare per, e questa operazione indebolirà ancora di più la nostra nazione. Allora, il Partito Democratico cerca di fare con il candidato Veltroni un'operazione completamente diversa. Abbiamo costituito partito nuovo su basi radicate, vere, quelle che hanno costituito la nostra nazione, e tentiamo di mettere in campo un'operazione con idee forti e risposte vere e non quelle idee che avevamo paura di dire o che avevamo paura di mettere in campo perché eravamo tirati dalla giacchetta o da destra o da sinistra, o un pezzo da Rifondazione o un pezzo del PD o non so chi altro. Ogni volta era questo. Allora, idee chiare, precise, volte a dare un volto normale, portare una nazione come la nostra che i livelli che si merita, con risposte sociali, risposte di tipo economico, risposte di tipo imprenditoriale, risposte di tipo universitario, quelle che servono. Allora, questo è il tentativo che mettiamo in campo. Lo facciamo con grande difficoltà e da incontri come questi possiamo uscire e cercare di far capire che una nazione come la nostra non si può meritare altri 20 anni di velocità. Perché di questo noi mettiamo in campo oggi il passaggio stretto. Se la sbagliamo in questo momento ci avremo 15 anni di Berlusconi davanti. Con le modalità di gestione che le conoscete, sono quelle che hanno portato allo sfascio di nuovo la nazione e che con grande fatica abbiamo provato a recuperare, con grande fatica. Poi facciamo quelle operazioni importanti, di risanamento, ancora una volta, che riportano ad aumentare la pressione fiscale, che condizionano la vita di tutti i giorni per cercare di rimettere in piedi un percorso importante e ogni qualvolta si chiede sacrificio quello c'è qualcun altro che invece li prende e da buona cicale li spreca. Guardate la vicenda di
l'arma, quella la compro io, la compro mio figlio, ci penso io, la faccio accordare, la faccio domani e risolvo i problemi anche della vita. Ormai siamo abituati, dopo il giorno dopo questo momento così, non avevo detto quello, che facciamo un'altra cosa e non ci interessa, non ci interessa. Quindi io penso che questa nazione non si possa dare un azzeramento. Definitivo. Cioè abbiamo la possibilità di investire in un partito nuovo fatto di soggetti che sono seri, che hanno voglia, che tentano di controvertire questa situazione, lo facciamo partendo con ovviamente con i numeri che non ci aiutano, ma siamo forse l'unica vera possibilità per dare una prospettiva alla nostra nazione. Quindi anche se sarà una scheda particolare, articolata, brutta, con un po' meno di simboli, perché lo scossone che abbiamo dato ha determinato qualcosa. Quando abbiamo detto andiamo da soli perché vogliamo avere le idee, non vogliamo più fare solo compromessi, perché con i compromessi non serve più niente, ci siamo rimasti sotto ricatto, abbiamo il coraggio delle nostre idee e le vogliamo sottoporre ai cittadini. Guardate, per questo è un messaggio importante. Un messaggio importante, non ci abbiamo, me lo diceva Silvana prima, non ci abbiamo il libro dei sogni, non ci abbiamo il libro, ci abbiamo 12 punti da sviluppare, importanti, su quelli ci presentiamo ai cittadini e con quelli tentiamo di ricontrovertire questo sistema. La legge elettorale, la dico così, è molto terribile, crudele, per come è stata strutturata e i messaggi che arrivano al di là delle strumentalizzazioni del caso sono chiari, cioè, ci sarà qualcuno che vince e quel coronato che non sarà rappresentato. Abbiamo la possibilità di dare una svolta alla nazione votando il Partito Democratico e il nostro candidato. Io bisogna spendere due parole per Silvana, perché lei è il candidato che con questa legge folle si trova in un posto nella lista, fatta così, la lista bloccata, chi arriva in Parlamento, chi non arriva, rimane fuori, chi è in cima ha molte possibilità di fare. Lei è una di quelle che è in cima, ma è con noi a fare la campagna elettorale in tutte le istanze, in tutti i luoghi, perché siamo abituati in questo modo ad impegnarci per i cittadini, ad impegnarci con le persone. E quella è stata quella del Parlamento che è stata più presente, è stata un riferimento importante per la regione, un riferimento importantissimo per il nostro paese. Quindi avere un riferimento così per la nostra città è molto importante. Potrei finire qui. Ma poi ci sono, come diceva Laura prima, le questioni locali portate sempre con l'attenzione in ogni momento. Laura, mangia l'arte la giunta, a differenza magari da te che presenti stasera giustamente con una piacere, noi qui a Cesanella, come a Cesana, come a Manzotto, Mignano, Cancello, cioè siamo abituati a venire, siamo abituati a interloquire.